Buongiorno a tutti e bentrovati in questo nuovo video di pensiero computazionale e apprendimento creativo. Io sono Claudio De Martini. Bene, proviamo a immaginare questa situazione. Abbiamo la macchina del tempo, entriamo nella macchina del tempo e ci spostiamo nel passato. In particolare raggiungiamo il 13 di aprile del 1970. Siamo all'interno di una navicella e ci stiamo muovendo verso la Luna. Siamo in tre nell'abitacolo. L'abitacolo è molto stretto, si tratta di un vettore Apollo. Gli ambienti sono quasi claustrofobici. Improvvisamente, nella serenità del momento, c'è uno scoppio violento che lascia attoniti tutti noi. Non riusciamo a capire. Sentiamo e vediamo, oltre agli scoppi, le scintille. Abbiamo la sensazione che la navicella stia vibrando molto intensamente. Siamo quasi nel panico, ma l'esperienza che abbiamo come astronauti ci permette di ragionare per capire, perché dobbiamo cercare di capire, pur avendo paura, che cosa stia succedendo, qual è il problema che dobbiamo affrontare. Bene, in questa puntata cerchiamo di analizzare l'episodio dell'Apollo 13 e per fare questo utilizziamo l'approccio dello schema logico. Ma di cosa si tratta? In particolare cerchiamo di concentrarci sulla procedura di analisi del problema e cerchiamo di formulare una o più soluzioni. Naturalmente, nel definire la procedura e la formulazione, contestualizziamo i nostri ragionamenti nell'ambito delle tematiche che ci interessano, che sono quelle del problem posing and solving. Le tre parole chiave di riferimento sono problema, formulazione, soluzione. E sono in pratica le tre parole chiave su cui costruiamo il nostro ragionamento sulla tecnica su cui si basa l'approccio dello schema logico. La prima domanda che dobbiamo porci per definire il problema è: quali sono gli attori? Beh, ricordiamoci a quando ci trovavamo all'interno della navicella, sicuramente i tre astronauti intorno a noi, i tecnici del centro di controllo, senza dimenticare le compagnie che hanno provveduto alla costruzione dei componenti del vettore, le famiglie e i cittadini, in ultima istanza, ma non meno importanti degli altri. Occupiamoci adesso del brainstorming. Che cosa intendiamo per brainstorming? Ognuno degli attori esprime la propria percezione in modo individuale rispetto al problema e in relazione alla propria sensibilità. Beh, in effetti per capire cosa intendiamo, ricordiamoci cosa succedeva all'interno della navicella. C'è stata l'esplosione, c'è il turbamento di tutti e tre gli astronauti, guardano gli indicatori che segnalano una caduta della pressione, ma non capiscono. A un certo punto uno dei tre vede la fuoriuscita di un gas da parte del modulo di servizio, a quel punto c'è la consapevolezza e riescono finalmente a descrivere a Houston, che non capiva, qual è la natura del problema. E in effetti tutti insieme capiscono che occorre intervenire il più presto possibile. Ripensando a quello che è accaduto, ci rendiamo conto che in tempi molto veloci sono stati in grado di escludere che non si trattava di un problema di natura biologica. Beh, certamente non c'erano virus e batteri che potessero comunque provocare quel tipo di fenomeno. Non si trattava di un problema comportamentale, cioè erano
consapevoli e coscienti, tutti e tre gli astronauti, quindi non c'erano strani comportamenti da prendere in considerazione, e non si trattava neanche di un problema tipico dello spazio, e cioè l'impatto con un meteorite o con un rifiuto satellitare. Molti sono i rifiuti che purtroppo girano intorno al nostro pianeta e possono essere causa di problemi. Hanno subito capito che il problema riguardava l'infrastruttura e in particolare era un problema che provocava la perdita di ossigeno. Bene, con questo tipo di rappresentazione siamo riusciti a costruire l'albero del problema, a identificare cioè le cause che hanno provocato l'effetto relativo all'incidente vissuto in astronave. A questo punto direi l'analisi del problema ci ha permesso di giungere alla definizione dell'albero della soluzione, in quanto l'albero stesso non è altro che l'albero del problema declinato però in modo positivo, cioè prendendo ciascuna delle frasi introdotte nelle varie caselle e modificandole in positivo. È come se noi avessimo viaggiato nella macchina del tempo e ci trovassimo dopo, nel punto, nella situazione temporale dopo che il problema è stato risolto. Caso specifico dell'Apollo 13, il nostro episodio, l'albero della soluzione è costruito partendo dai risultati e naturalmente la nostra attenzione è puntata sul cedimento infrastrutturale, e quello che siamo riusciti a fare, essendo al termine, diciamo così, dell'operazione di costruzione della soluzione, è essere riusciti a ridurre il rischio del cedimento infrastrutturale. Se risaliamo l'albero troviamo il proposito, il nostro tronco. Ebbene, è chiaro che prima esisteva il problema, essendo alla fine del progetto di soluzione possiamo dire che non esiste più alcun problema. In effetti questo è giustificato dalla frase Houston, no problem here, nessun problema in questa situazione. E infine gli obiettivi generali. Ebbene, in effetti gli obiettivi generali sono i fini che abbiamo raggiunto in quanto abbiamo evitato la perdita delle vite umane in particolare abbiamo ridotto i danni familiari, abbiamo superato quelli che erano i problemi geopolitici. Adesso in realtà diventa in positivo aver guadagnato ulteriormente in termini di posizionamento geopolitica e non ultimo in termini di credibilità nazionale. E questo ci fa capire perché, diciamo, avevamo l'albero del problema, abbiamo costruito l'albero delle soluzioni semplicemente cambiando ciò che era negato in affermato, cioè ciò che prima era negativo è diventato positivo. Cerchiamo di riassumere come sia stato possibile realizzare la soluzione individuata dalle parti interessate, cioè dagli astronauti insieme al centro di controllo. Ebbene, il primo aspetto è collegato al fatto di spostarsi dal modulo di servizio al modulo lunare. Perché? È perché il modulo lunare in questo modo ha operato come navicella di salvataggio, in quanto poteva essere possibile per loro acquisire l'ossigeno ivi presente, perché la missione di allunaggio era stata annullata, quindi tutto l'ossigeno di quella navicella era disponibile. Non basta però soltanto questo tipo di osservazione. L'altra osservazione che hanno fatto, cioè l'altra soluzione trovata, era legata all'eliminazione dell'anidride carbonica, perché ovviamente quando si respira all'interno di un ambiente molto chiuso destinato a ospitare solo due persone invece delle tre che avrebbero dovuto occuparlo, era essenziale riuscire a eliminare l'anidride carbonica. E qui è stato il vero ulteriore elemento critico, perché non disponendo dei filtri adeguati per questa operazione è stato necessario inventarsi un nuovo tipo di filtro che potesse mettere insieme la struttura di un filtro rotonda con una invece quadrata. Perché? Perché
come sempre, è incompatibile, sono incompatibili gli strumenti che abbiamo. E questo è capitato anche sull'astronave. In pratica il filtro del modulo di comando non era della stessa forma del filtro del modulo di salvataggio, del LEM, del cosiddetto LEM. Quindi hanno dovuto inventarsi una soluzione, quella che loro hanno chiamato una cassetta postale. In pratica, usando materiali disponibili, hanno costruito un adattatore che potesse permettere loro di realizzare il filtraggio dell'anidride carbonica all'interno della navicella. E questa è la parte fondamentale. Poi il resto ovviamente è stato un successo dal punto di vista del salvataggio, naturalmente eseguito in un ambiente molto più critico di quello che potevano immaginarsi quando hanno iniziato la missione. Ma la cosa importante è che l'agire insieme in modo unitario, organizzato su due contesti molto lontani tra loro, quello della nave spaziale e quello del centro di controllo, ha permesso in modo organico la definizione di una soluzione del problema, ed è quella che tutti i giorni in qualche modo noi cerchiamo di realizzare in condizioni molto meno critiche, quanto accade nelle aule piuttosto che negli ambienti di lavoro. Sono certo che abbiate già sperimentato la definizione di un problema inerente alla vostra disciplina e la formulazione di una possibile soluzione insieme alla classe. Però quello che ci interessa in questa puntata è spingerci ad applicare l'approccio dello schema logico alla risoluzione dei problemi in tutte le discipline. Bene, a questo punto dobbiamo semplicemente ricordarci di percorrere tutte e cinque le fasi che abbiamo individuato. Proviamo a riassumerle. Identificazione degli attori, brainstorming, albero del problema, albero della soluzione, pianificazione della soluzione e infine sua realizzazione. Alla prossima puntata e buon lavoro a tutti.